Si chiama Hydros l'operazione della polizia neozelandese che ha intercettato nell'Oceano Pacifico 81 balle di cocaina per un totale di 3,2 tonnellate. Il bottino, presumibilmente proveniente dal Sud America e destinato all'Australia, si stima abbia un valore sul mercato nero di circa 300 milioni di euro. Le balle erano avvolte da reti e coperte da galleggianti gialli, su alcune di esse c'era l'immagine di Batman e le confezioni di cocaina all'interno erano etichettate con la figura di un quadrifoglio. La sostanza stupefacente era stata gettata nell'oceano in un punto di transito galleggiante.